Vediamo se riusciamo a finire teoria oggi, sarà un po' difficile, ma oggi facciamo 2 ore e 2 ore. Spero di riuscire a finire la teoria in mattinata, poi diciamo così oggi pomeriggio, mercoledì volevo fare esercizi e poi diciamo mercoledì volevo finire il corso. Allora, se vi ricordate, io ho definito che cos'è una forma differenziale, allora c'è A che è una vertice di Rn, e gli A con J sono funzioni che sono minimo C0 su A, sono i coefficienti della forma. Poi abbiamo visto che se φ è una curva con il sostegno contenuto in A, l'integrale di omega lungo φ, l'integrale di seconda specie, per definizione non è altro che la somma di J che va da 1 a n dell'integrale tra A e B di A con J di φ di D con J di T in T di ok. Poi, se vi ricordate, abbiamo anche detto che una forma differenziale è esatta per definizione se esiste una funzione appartenente a C1 di A tale che A con J è uguale a DF in DX con J su A. Quando scrivo 3 barre significa che queste funzioni coincidono su A. Quindi in quel caso l'integrale di DF lungo Φ quanto faceva, lo ripeto, somma per J che va da 1 a n dell'integrale tra A e B di df, qua c'è la d, sono derivate parziali, df in dx con J di φ di t, dφ con J di t in dt. Questa sommatoria non è altro, abbiamo verificato l'ultima volta, che la derivata della funzione f composto, cioè φ' di t in dt, o questa funzione ha la derivata perché è una funzione reale di una variabile, anche se φ va da R in Rn ed f va da Rn in R. La funzione composta va da R in R, quindi ha la derivata. Come si calcola la derivata? Con lo jacobiano della funzione composta. Una volta che scrivete lo jacobiano della funzione composta viene fuori questa espressione qua. A questo punto, per il teorema fondamentale del calcolo integrale, qua viene f di φ di b meno f di φ di a. Quindi, se la forma differenziale è esatta, l'integrale della forma lungo una curva non dipende sostanzialmente dalla curva stessa, ma soltanto dal punto di arrivo e dal punto di partenza, quindi dal φ di b e dal φ di a. Questo deve essere chiaro. Però questo è un... altrimenti, se la forma differenziale non è esatta, l'integrale dipende dalla curva, ovviamente se le curve sono equivalenti l'integrale sarà lo stesso a meno del segno, perché nel caso dell'integrale confine di seconda specie l'integrale non cambia solo quando le curve sono equivalenti ed equiverse. Lo ricordate? Abbiamo visto. Chiudiamo. Ok, adesso nel caso della forma differenziale esatta, di una forma differenziale esatta, la cosa è ancora più semplice, appunto perché il risultato dipende soltanto dal punto di arrivo del punto di partenza. Questo che cosa ci dice? Ci dice che
ci sarà un'attenzione particolare per cercare di sapere se una forma differenziale è esatta o no. Perché se io ho la forma differenziale, più precisamente le forme differenziali che stiamo studiando noi si dovrebbero chiamare uno forme differenziali. Noi le due forme non le andremo a studiare, per cui diciamo, però diciamo quando sarà il momento vi farò capire perché queste si chiamano uno forme differenziali, si dovrebbero chiamare uno forme differenziali. Comunque, la nostra forma differenziale, se si scrive così, non è immediato verificare se è esatta che ci sia la funzione tale che quelle siano le derivate parziali, cioè non è che si vede subito, a volte può essere abbastanza complicato. E allora, per rispondere a questo quesito, cioè se una forma differenziale è esatta oppure no, ci sono due criteri che si chiamano criteri di esattezza. Servono a stabilire appunto che la forma differenziale, se la forma differenziale è esatta oppure no. Allora, il primo criterio di esattezza è utile fino a un certo punto, nel senso che è una, non è proprio una tautologia, ma aiuta fino a un certo punto. Allora, questo è il primo teorema, è primo criterio di esattezza per le forme differenziali. Allora, omega è una forma differenziale esatta se e solo se l'integrale di omega lungo phi è uguale all'integrale di omega lungo psi per ogni curva phi e psi, tale che phi di A è uguale a psi di C e phi di B è uguale a psi di B. Ok? Phi va da A a B a valore in A, psi va da C D a valore in A, non sono curve equivalenti. Non necessariamente, qua c'è scritto soltanto che vanno a finire in A, c'è scritto però che partono dallo stesso punto e arrivano allo stesso punto. Allora, questa freccia qui del teorema è ovvia perché l'abbiamo già dimostrato, e quel conto che ho richiamato in precedenza, cioè se vado a integrare una forma differenziale esatta lungo una curva, il risultato dipende solo dal punto di arrivo e dal punto di partenza, e quindi se il punto di arrivo e il punto di partenza di phi e psi sono gli stessi, l'integrale sarà lo stesso. Diciamo, più che ovvio è già fatto. Già. Quello che ci interessa è l'altra implicazione, cioè che se l'integrale non dipende dalla curva ma solo da dove arriva e dove parte, allora la forma differenziale è esatta. Ok? Allora funziona così, prendiamo A, faccio una figura qui. Prendo A. A però, attenzione, A è un aperto connesso per A. Ora non ho il tempo di spiegare nei dettagli il concetto, però connesso per A chi significa sostanzialmente che dato un punto x con 0, dati due punti x con 0 e x
appartenenti ad A, c'è sempre una curva a valori in A che congiunge x con 0x, cioè tale che il punto di partenza sia x con 0 e il punto di arrivo sia x. Quindi questa è un'ipotesi del teorema. Allora, quando è che un aperto non è connesso o non è connesso per A, poi alla fine, cioè la definizione di connesso non la do in due, in più di una dimensione, ma sono poi sarebbero poi concetti equivalenti. Non è connesso se l'aperto fosse unione di due aperti staccati, ok? Perché vedete, da x con 0, se x sta qua, come ci arrivo? Comunque questo qui lo lascio definito in questo modo, cioè un aperto si dice connesso per archi quando, dati due punti dell'aperto, esiste sempre una curva a valore dell'aperto che li congiunge. Okay. Allora, fisso, come si fa questa implicazione? Questa implicazione, per dimostrare questa implicazione, devo trovare una primitiva, se vi ricordate. Chi è la primitiva? F. Cioè devo trovare F tale che da F uguale a 1. Perché io so che stavolta gli integrali non dipendono dal percorso, ma solo dal punto di partenza e dal punto di arrivo, e devo dimostrare che omega è esatta. Per trovare che, per far vedere che omega è esatta, devo trovare una primitiva. Questo è il primitiva. Allora, come si trova una primitiva? Fisso x con 0 appartenente ad A. Sia x un altro punto appartenente ad A e phi appartenente a phi grande x con 0 x. Phi grande x con 0 x è l'insieme delle curve che partono da x con 0 e arrivano a x, ovviamente a valore di. Definisco f piccolo di x uguale l'integrale di omega lungo phi. Ok? Uno potrebbe dire, però se cambi curva, no, se cambio curva non cambia niente, perché quella deve andare da x con 0 a x, abbiamo appena detto che per ipotesi l'integrale rimane uguale. Quindi l'integrale me lo faccio lungo una qualunque curva che parte da x con 0 e arriva fino a x. È chiaro fino a qui? Ok. Allora, devo dimostrare, cosa devo mostrare? Devo mostrare che f in dx con g calcolato in x è uguale ad a con g di x, questo per ogni g compreso tra 1 ed n e x appartenente ad a. Questo è quello che devo mostrare. Io ho definito f così e voglio sperare che questa sia la, spero che questa sia la mia primitiva, quindi voglio mostrare che questa è la mia primitiva. Chiaro? Bene. Andiamo a fare i conti. Allora, come si fa questo conto? Come si fa
Allora, diciamo che x sta qua. Chi è la derivata parziale di f rispetto a x con j calcolato in x? Questa, se vi ricordate, è il limite del t che tende a 0 di f di x più t e con j meno f di x fratto t. Derivata parziale è un caso particolare di derivata direzionale. Mi muovo rispetto alla direzione con j. Però chi è f? Chi è f di x più t e con j? Allora, f di x più t e con j è dato dall'integrale della mia omega lungo una curva che parte da x con 0 e arriva a x più t con j. Però la curva me la posso scegliere io, perché l'integrale non dipende, dipende solo dal punto di partenza e dal punto di arrivo. Allora, per arrivare a x più t e con j, io posso, no, immagina di dover arrivare a Fiumicino. Che fai? Arriva prima a Roma e poi ti sposta a Fiumicino perché sta vicino, no? Allora, siccome x più t con j, se t è abbastanza piccolo, sta in A, perché x era appartenente ad A ed A era un aperto, allora io cosa faccio? Prima uso la curva φ per andare in x e poi uso il segmentino che mi porta da x a x più t con j per arrivare a x più t con j. Allora, qual è questa curva qui? Questa qua la chiamiamo φ tilde di chiamiamo, vabbè, qua ho usato la lettera t, quindi devo usare un'altra lettera, chiamiamola R. Allora, questa era uguale a φ di R, se R era compreso tra A e B, vi ricordo che φ di A era x con 0, φ di B era x, e poi invece questa qua mi fa x più R meno B per e con j, dove R, facciamo R meno B per t e con j quando R è compreso tra B e B più 1. Ora, se vi ricordate, questa qua è esattamente la parametrizzazione di un segmento, perché avete x più una scalare per un vettore, quindi questo qua non è altro che un segmento. Punto fisso P più. Ok, allora vedete cosa succede quando R è uguale a B? Questo pezzo viene 0 e qua mi viene x. Cosa succede quando R è uguale a B più 1? Questo pezzo mi viene 1 per t e con j più x mi viene x più t con j. Ok? Quindi qua cosa devo fare? Qua devo fare il limite per t che tende a 0 a questa curva, chiamiamola φ, diciamo questa qua comunque dipende da t, quindi ci metto una t, la metto, la scrivo sotto, anche se devo fare l'integrale lungo φ tilde t di omega meno l'integrale di omega lungo φ, e poi devo dividere per t e poi devo fare il t. Ok, tuttavia, come è fatta φ tilde t? φ tilde t, prima percorro φ e poi percorro questo. Quindi quando vado a fare l'integrale mi viene l'integrale di φ più l'integrale lungo questo pezzetto. Quindi quando vado a sottrarre, l'integrale lungo φ e l'integrale lungo φ se ne vanno. Quindi cosa mi viene?
mi viene il limite per t che tende a 0, ah qua c'è 1 su t. Allora, l'integrale sull'ultimo pezzetto, come lo devo scrivere? Lo devo scrivere come l'integrale tra b e b più 1 di a con j di somma di a con j di x più t r meno b e con j per a t in dr. Perché? Allora, la mia applicazione era questa, era r che stava in b, b più 1. La mia curva era questa. Chi c'era? Qua c'è x con 1, x con 2, x con n. Scusate, le coordinate è meglio metterle in basso. Quando arrivo a x con j, la coordinata x con j, invece di essere solo x con j, era x con j più t volte r meno b. Ok? Questa era la mia curva. Cioè, ho scritto per esteso questo vettore qui, per colonna. Allora, perché mi viene quell'integrale lì? Perché teoricamente mi veniva una sommatoria. Sommatoria su h di a con h. Poi però c'è la derivata della componente h-esima della curva. La componente h-esima della curva, questa qua è costante, la prima componente. Quando derivo rispetto a r mi viene 0, poi mi viene 0, poi mi viene 0. L'unica che non è costante rispetto a r è la componente j-esima, quella corrispondente alla componente j. Allora, quando vado a derivare quella corrispondente alla componente j, rispetto a chi la devo derivare? La devo derivare rispetto a r. E quanto mi fa la derivata? Beh, qua c'è t per r, poi tutto il resto è costante, quando devo rispetto a r mi viene t. Ok? Quindi, di tutta la sommatoria che poteva stare qua dentro, mi rimane soltanto da calcolare il coefficiente j-esimo della forma nel punto che mi viene dato sul segmento della curva, del sostegno della curva, per t in dr. Ok? Ok, allora, che cosa posso fare adesso? Posso andare. Allora, innanzitutto questa t e questa t si semplifica. Poi io che cosa so? Che questo integrale qui, siccome a con j è continuo, per il teorema della media integrale è uguale, continuo qua, poi devo fare il limite per t che tende a 0 di a con j, valutato dove? Valutato in x più xi e con j, dove xi è un valore compreso tra 0 e t. Ok? Ok. Per quale motivo? Beh, allora, questa è l'integrale tra b e b più 1. Questo integrale coincide con la sua media integrale perché l'intervallo è lungo 1. Ok? Quindi voi avete la funzione, ci sarà un valore
un punto xi tale che a con j di xi per la lunghezza dell'intervallo, a con j di questo valore qui più precisamente, sarà uguale all'intervallo. Ok? Quello è compreso tra il massimo della funzione per 1 e il minimo della funzione per 1. Quindi sarà uguale al valore della funzione da qualche parte qui all'interno dell'intervallo. Ma dove all'interno? R è compreso tra b e b più 1, quindi r meno b è compreso tra 0 e 1 moltiplicato per t, viene compreso tra 0 e t. Ok, allora che succede adesso quando io faccio questo limite? Quando io faccio questo limite significa che sto stringendo t a 0, cioè sto mandando questo punto a x. Allora, il punto x più xi e con j dove sta? Sta su questo segmento. Allora, quando il punto, il secondo estremo, il primo punto non si muove, il secondo estremo del segmento tende a x, questo qui che sta in mezzo deve tendere a x. Quindi questo limite non è altro che uguale ad a con j di x. E beh, che cosa ho dimostrato? Che la derivata parziale di f rispetto a x con j calcolata in x è esattamente uguale ad a con j di x. Questo è il primo criterio dell'esercizio. Quindi la dimostrazione è finita. Diciamo che questa dimostrazione sì è importante per invertire quella implicazione che avevamo visto prima, però diciamo che altrettanto non è molto significativa da un punto di vista pratico, cioè nel senso che questo criterio non è pratico, cioè io non, come faccio a... Allora, se io per qualche motivo so che l'integrale non mi dipende dal percorso ma solo da dove parto e da dove arrivo, ma lo devo sapere, allora me lo faccio sul percorso che più mi aggrada e l'integrale che su una qualunque curva che parte di x con 0 arriva a x, magari ci sono, per esempio lo faccio, che ne so, lungo, per esempio se siamo in R2 basta farlo su due segmenti, no? Oppure se siamo in R3 saranno tre segmenti, oppure lo posso fare, magari se l'insieme è commesso, posso fare direttamente sul segmento che parte di x con 0 arriva a x. Comunque, se c'è un modo particolare e piuttosto semplice di calcolare quell'integrale, io posso effettivamente calcolarmi la primitiva. Oppure posso fare anche in un altro modo: se ho il sospetto che la mia forma differenziale sia esatta, mi faccio l'integrale andando da x con 0 fino a x, me lo calcolo esplicitamente e mi calcolo f, poi mi calcolo df e verifico che df sia uguale. Quindi in qualche modo, diciamo, in questo, facendo in questo modo, il teorema non mi serve, perché diciamo io ho il sospetto, però a posteriori verifico che df sia uguale a 1. Ok? Va bene, quindi questo è il primo criterio di esattezza. Quindi, però, diciamo, è importante dal punto di vista teorico perché chiarisce che non è che solo se è esatta l'integrale non dipende dal percorso, ma solo dalla partenza da t, ma anche il contrario, se l'integrale non dipende dal percorso, la forma differenziale è esatta. È chiaro? Andiamo a vedere invece il secondo criterio di esattezza. Per dimostrare il secondo criterio di esattezza dobbiamo introdurre un piccolo concetto in più. Lo scrivo qua, definizione. Un aperto A si dice stellato rispetto a x con 0
Vabbè. Se esiste x con 0, tale che sigma x con 0 x è contenuto in A per ogni altro x appartenente ad A. Sigma x con 0 x è il segmento che congiunge x con 0 a x. Che parte da x con 0 arriva a x. Poi ovviamente questo è stellato rispetto a x con 0. X con 0 a volte si chiama, qualcuno lo chiama centro stella. Allora, chiariamo bene questo discorso. Un aperto stellato è sicuramente connesso per archi. Perché? Io ho trovato un punto x con 0 tale che da x con 0 a x ci arrivo direttamente dritto per dritto col segmento. E se volessi congiungere due punti, cosa faccio? Vado a x con 0, se voglio congiungere x e y, mi bastano due segmenti, perché uno da x vale x con 0 e poi da x con 0 vale x, perché da x con 0 si può andare con un segmento su tutti i punti, verso tutti i punti di A, ok? Quindi sicuramente un aperto stellato è connesso per A, però in realtà il viceversa non è vero, cioè un aperto può essere connesso per archi. Questo aperto qui, prendete una corona circolare senza la frontiera, questo aperto qui è connesso per archi perché io posso congiungere due punti qualunque del mio aperto, ma non è stellato. Se ci fate caso, se io fisso questo x con 0 qui, qua ci manca un pezzo, cioè un buco qua, siamo in R2, i punti al di là del buco come faccio a collegarli col segmento? Ci devo girare attorno, ma se ci giro attorno non posso andare dritto per dritto, ok? Se il mio aperto è commesso, se il mio aperto è commesso è sicuramente stellato. Ma questa è una condizione anche qua. Qui questo non è stellato. Quindi stellato è una condizione sufficiente ma non necessaria affinché sia connesso per A. Viceversa, commesso è una condizione sufficiente ma non necessaria perché l'insieme sia stellato. Questo insieme è stellato rispetto a questo centro stella, ma non è commesso, lo vedete. Da x con 0 io riesco dritto per dritto a guardare, a traguardare tutti i punti del mio x. In buona sostanza questa proprietà mi serve per evitare, almeno visualizzatolo in due dimensioni, in n dimensioni il concetto è simile, in due dimensioni per evitare che ci siano buchi. Se c'è un buco l'insieme non è stellato. Non sto a definire cos'è un buco perché dovrei complicare di parecchio il linguaggio, ok? Informalmente i buchi bidimensionali su pezzi di R2 li abbiamo definiti in analisi, ok? Quindi la proprietà di stellatezza non mi serve di per sé, mi serve anche tecnicamente nella dimostrazione, però in realtà la vera ipotesi è che il mio insieme non abbia buchi, ok? Se è stellato sicuramente non ha buco. Ok. Detto questo, prima di fare il secondo criterio di esattezza, voglio
collegare questo concetto a due concetti che non c'entrano con la matematica, però sono utili, collegati a questo concetto qui, perché prima di tutto il sapere si ricorda meglio quando è strutturato, quindi così vi ricordate sia stellato sia quello che vi sto per dire che non riguarda magari la matematica direttamente, e secondo perché sono due concetti, uno più importante, un altro un po' meno, ma insomma pure particolare. Allora, cominciamo da quello meno importante. Sapete che cos'è il panopticon? Il panopticon, un esempio di panopticon è il carcere di Ventotene. Panopticon era fatto in maniera tale che una singola guardia potesse guardare tutte le celle. Le celle erano messe a, diciamo, disposte secondo una curva, diciamo, in maniera tale che, diciamo, una singola guardia messa su una torretta potesse guardare, non è insieme stellato. Ok. Un altro concetto in un insieme stellato, allora guardate bene, se io da qua riesco a traguardare tutti i punti, io riesco ad andare tramite due segmenti da un punto X a un qualunque punto Y della pelle. Questo concetto ha un concetto figlio, parente molto stretto, nei trasporti delle compagnie aeree. Il concetto di hub ring. Cos'è un hub ring? Allora, hub ring è molto diffuso, questo concetto, in America. In Europa si sta affermando da una ventina d'anni a questa parte. Cioè, ogni compagnia aerea ha un hub ring, cioè una zona, un aeroporto dove tutti i voli di quella compagnia fanno scalo. In realtà, per esempio, ci sono alcune compagnie aeree che ne hanno pure più di uno, però diciamo tendenzialmente la cosa migliore sarebbe averne uno bello grande. Perché? Qual è il vantaggio di avere un hub ring? Il vantaggio, per esempio, la Delta negli Stati Uniti ce l'aveva a Cincinnati, no? Il vantaggio è che se tu hai uno scalo dove tutti i tuoi voli fanno scalo, se tu vuoi andare da un posto X a un posto Y, non hai bisogno di andare col collegamento diretto e non hai bisogno di prenotare. Tu vai da X, prendi il primo volo che va verso hub ring e poi da hub ring diciamo trasbordi sul primo volo che va verso Y. È chiaro? Non solo, ma probabilmente in questo modo aumenta il coefficiente di riempimento dei voli, perché i voli non fanno altro che da tutti i posti, chiamiamoli X1, X2, XN, non fanno altro che andare a fare la spola con Abril. Ok? È chiaro che questo risolve quasi tutti i problemi dei voli, ma non tutti, magari ci sono dei voli diretti per... cioè non c'ha senso di fare, se l'Abril sta a Cincinnati, io qua c'ho New York e qua c'ho Boston, non vado fino a Cincinnati, magari faccio volo diretto a New York-Boston. Però, diciamo, se quello è un aeroporto che è collocato in una posizione strategica, il 90% dei voli, non il 100%, ma il 90% dei voli di quella compagnia passa per di là. Puoi avere un volo che per esempio va da Boston a San Francisco, arriva a Cincinnati, su 300 persone 296 scendono, 4 stanno sopra, e dopo 20 minuti ne arrivano altri 296 che vanno da Cincinnati a San Francisco, no? Che magari da Boston quel giorno solo 4 persone dovevano andare a San Francisco, mentre quando arriva
l'aereo a Cincinnati raccoglie tutti quelli che da tutti gli altri aeroporti collegati con Abrin volevano andare a San Francisco. Chiaro? Questo è un concetto molto importante. Anche in Europa si sta affermando, per esempio, la Lufthansa a, mi pare, a Francoforte e a Malpensa è un upbring per più di una compagnia e così via. Ok, adesso dal punto di vista matematico invece abbiamo introdotto il concetto di aperto stellato e il punto fondamentale è che l'aperto stellato non solo è connesso per archi ma non ha buchi. Non ha buchi. Allora, qual è il teorema? Secondo criterio di esattezza delle forme differenziali, Allora, prendiamo omega, una forma differenziale. Allora, scriviamo omega sono per j che va da 1 a n di a con j di x dx con j di classe c1. Di classe c1 che significa che i coefficienti della forma non sono solo continui ma sono anche c1. A è un aperto stellato. Allora, omega è esatta se solo se omega è chiusa. Che significa chiusa? Per definizione significa dA con J in dx con i calcolato in x è uguale a dA con i in dx con j calcolato in x per ogni i e j compresi tra 1 ed n e x appartenente alla la condizione di chiusura stavolta è molto facile da verificare perché si tratta di fare quelle che si chiamano le derivate in croce. Io non faccio altro, per esempio, supponiamo che i e j siano 3 e 5, io faccio la derivata di a con 5 rispetto a x con 3, la derivata di a con 3 rispetto a x con 5 e vedo che sono qua. Ripeto questa operazione per ogni i e per ogni j e controllo che queste derivate incrociate sono uguali. Allora dico che la forma differenziale è chiusa. Se l'aperto è stellato, nel momento in cui è chiusa è anche esatta. Viceversa, se è esatta, automaticamente è chiusa. Per l'implicazione da sinistra verso destra, cioè se l'esattezza implica la chiusura, non serve la stellatezza. La stellatezza serve per il contrario. Allora, dimostrazione. Facciamo l'implicazione da sinistra verso destra. Allora, se omega è uguale a df, questo vuol dire che a con j è uguale alla derivata parziale di f rispetto a x con j, a con j di x, e quindi da con j in dx con i calcolato in x. Questa è la derivata seconda di f fratto prima rispetto a x con j e poi rispetto a x con i calcolato in x. Viceversa, dA con i in dx con j calcolato in x non è altro che la derivata seconda di f fatta prima rispetto a x con i e poi rispetto a x con j calcolato in x. Perché sono uguali? Come si chiama quel? La f deve essere di classe c2 perché? Perché le sue derivate sono di classe c2. Per il teorema di Schwarz è evidente che se una forma differenziale è esatta è anche chiusa. Quindi se è esatta è chiusa, sempre e comunque, anche se l'aperto non è stellato. Se è esatta è chiusa. Adesso dobbiamo vedere viceversa. E qui invece l'ipotesi di stellatezza
ci vuole. Allora, supponiamo quindi che omega sia chiuso. Allora io vado a definire f di x come l'integrale sul segmento che congiunge x con 0 a x di omega. Perché? Perché siccome il mio aperto è stellato, da x con 0 io posso andare fino a x col segmento dritto per dritto e quindi ci posso fare l'integrale. Questo è per definizione f. Cosa devo verificare? Allora, devo scrivere questo integrale, poi devo fare derivate parziali e devo far vedere che la derivata parziale di f rispetto a x con j fa a con j. Okay. Allora, qual è la parametrizzazione del segmento? La parametrizzazione è x con 0 più t volte x meno x con 0, dove t è compreso tra 0 e 1. Allora, questo integrale come si fa? Devo fare l'integrale tra 0 e 1 della somma per j che va da 1 fino a n di a con j calcolato in x con 0 più t volte x meno x con 0. Forse stavolta lo 0 è meglio metterlo in alto perché sennò si confonde con gli indici di coordinata. Per cosa devo fare? Devo fare la derivata di questa espressione della componente j-esima di questa espressione rispetto a t. Questa è costante, se ne va. La derivata rispetto a t come vettore x meno x con 0, la derivata della componente j-esima è xj meno x0j in dt. Quindi questa è la mia espressione. La somma la potete mettere sia fuori che dentro, non è importante. Ok, proviamo a fare la derivata di f rispetto a x con h calcolato in x. Lo faccio rispetto a x con h perché la j purtroppo l'ho già impegnata nella somma come variabile. Allora, questo come lo devo fare? Beh, qua ci sono due problemi. La derivata di una somma è la somma delle derivate e questo non c'è problema. Poi ho la derivata di un integrale. Si può portare la derivata sotto il segno di integrale? Sì. L'abbiamo giustificato veramente? No, perché non abbiamo fatto il teorema relativo. Però si può fare. Si può fare e in questo caso non ci vengono pezzi strani come in Gauss-Green. Perché? Perché gli estremi di integrazione non dipendono da x, sono fissi. Quindi qua cosa mi verrà? Mi verrà la somma per j che va da 1 a n dell'integrale su 0, 1 della derivata rispetto a x con h di che cosa? Di x con 0 più t volte a con j, scusate,
di x con 0 più t volte x meno x con 0 per x j meno x 0 j indettivo uguale. Adesso questa è la derivata di un prodotto. Fino allora, innanzitutto ho somma per j che va da 1 a n dell'integrale tra 0 e 1 d a con j in dx con h, calcolato in x con 0 tutti i volte, lo 0 stava sempre in a, x meno x con 0 per xj meno x0j più. Allora, quando derivo il primo termine, sto derivando rispetto a x con h, è la derivata di a con j rispetto a x con h. Quando derivo il secondo termine, quindi questo qua in dt più il secondo termine lo scrivo a parte, perché qua devo derivare x con j meno x con 0j rispetto a x con h. Quanto farà questa derivata? Fa 1 se j è uguale ad h e 0 se j è diverso da h. Quindi di tutta questa sommatoria nel secondo termine mi rimane soltanto l'integrale da 0 e 1 di a con h di x con 0 più t volte x meno x con 0 in dt. Ok, allora, beh, qui consentitemi di risparmiare un pochino di tempo, tanto io sto, c'è il video, quindi le parole vengono registrate. Adesso cosa applico? Applico l'ipotesi. Allora qua ho applicato due volte l'ipotesi, qui ho applicato l'ipotesi che potessi fare l'integrale sul segmento, perché lo posso fare? Perché l'insieme è stellato, quindi qua ho applicato la stellatezza. Adesso applico la chiusura. La chiusura cosa mi dice? Che la derivata di a con j rispetto a x con h è uguale alla derivata di a con h rispetto a x con j. Ok? Adesso andiamo a prendere questa funzione qui, ausiliare, f di t, f grande di t, uguale t per a con h di t, scusate, di x con 0 più t volte x meno x con 0. Chi è f grande primo di t? Quando vado a fare f grande primo di t, devo fare la derivata di un prodotto. Quindi, questa qua è t e questa è una funzione pure che dipende da t. Ricordo che questa funzione va da r in r, togliete anche la t, va da r in r perché da t x con 0 più tx meno x con 0 va in rn, ma poi h, a con h riporto rn. Quindi, quando derivo il primo termine mi viene a con h di x con 0 più t volte x meno x con 0 più qua mi viene t volte per che cosa? Per la somma per j che va da 1 fino a n della derivata di a con h rispetto a x con j calcolato in x con 0 più t volte x meno x con 0 per xj meno x0j. Ok? Ah.
Allora. Sì. Il che significa che qua mi sono perso una t. Ok. Allora, vediamo prima perché funziona questa formula. Questa formula funziona perché qua ho applicato la regola di direzione del prodotto, derivata di t per questo, che fa 1, più t per la derivata di questa funzione rispetto a t, ma per derivare questa funzione rispetto a t devo usare la regola dello jacobiano della funzione composta. Quindi devo fare lo jacobiano di a con h è il gradiente, lo jacobiano di questo rispetto a t è il vettore x menis con 0, quindi devo fare lo prodotto scalare tra il gradiente calcolato qui e x menis con 0, quindi è esattamente questa cosa. Allora, quando ho impostato il mio integrale, sì, perché mi sono dimenticato, cosa mi sono dimenticato? Che quando ho fatto la derivata, prima di scambiare l'ordine di derivazione, qua mi sono dimenticato una t. Perché mi sono dimenticato una t? Perché chi è? Allora, chiamate y questo vettore. Chi è y? Y è x con 0 più t volte x meno con 0, che però è funzione della x, questo è un cambiamento di coordinate, quindi questo qui va da x che sta in Rn a y che sta in Rn. Qual è lo jacobiano di questo cambiamento di coordinate? Lo jacobiano di questo cambiamento di coordinate non è altro che una matrice n per n. Però com'è fatta? Y1 è x con 0 1 più t volte x1 meno x0 1, quindi quando vado a derivare qua mi viene t e qua mi vengono tutti 0. La seconda componente analogamente y2 è x02 più t volte x2 meno x02, quindi qua mi viene 0t000. Insomma, per farla breve, questo cambiamento, lo jacobiano del cambiamento di coordinate è t volte la matrice dentro. Quindi che significa? Significa che quando io ho derivato qua, questo vettore andava moltiplicato per t volte la matrice identica, il che significa che esattamente ottenevo lo stesso vettore moltiplicato per t, che poi dovevo fare il prodotto scalare con questo, quindi mi veniva esattamente la stessa somma ma moltiplicata per t. Ok? Quando andavo a fare quella derivata lì doveva essere moltiplicata per t. Ok? Quindi cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto che mi manca una riga. Ok. Mi manca una riga. Quindi, ricapitolando, def in dx con h calcolato in x è uguale all'integrale tra 0 e 1 di f grande primo di t in del t. Ma per il teorema fondamentale del calcolo integrale questo qui è f grande di 1 meno f grande di 0. Ma allora se io metto 1 al posto di t, qua mi viene a con h di x con 0 più x meno x con 0 viene x, se ci metto 0 mi viene 0, quindi mi viene a con h di x. Fine della dimostrazione. Quindi ho esattamente dimostrato che la derivata di f piccolo rispetto a x con h fa esattamente a con h di x, che era quello che trovo. Va bene? Ok. Allora, ripeto, questo teorema in realtà è semplice perché è un conto. Io devo mostrare che la forma differenziale è esatta. Per farlo che devo fare? Devo fare questa derivata e far vedere che è uguale a con h.
e lo devo fare per la mia. Allora, come si fa? Prima si definisce f, f si definisce integrando lungo il segmento. Lo posso fare? Sì, perché è insieme stellato. Poi derivo sotto il segno di integrale. Quando derivo non mi devo dimenticare che qua sto derivando rispetto alla componente achesima di x, ma l'argomento la componente achesima di x compare solo nella componente achesima di questo vettore, ma non ci compare così com'è, ci compare moltiplicata per t. Questo significa che quando vado a fare la derivata si fa come prima, però bisogna moltiplicare per t. Cioè, questa è sempre la regola di derivazione, la regola dello jacobiano della funzione composta. Dovete fare prima un cambiamento di variabile in cui ponete y uguale a quel vettore là e poi fate, vi calcolate lo jacobiano, la derivata achesima rispetto a x con h, ve la dovete calcolare andando a calcolare lo jacobiano della funzione composta. Ma quando andate a calcolare lo jacobiano della funzione composta, praticamente esce fuori la t e poi la derivata achesima dipende dalla derivata achesima rispetto a x con h, perché quella compare soltanto la componente achesima. Ok, però poi ci sta anche la derivata dell'altro pezzo che vi dà questo pezzo qui. Poi scambiate l'ordine di derivazione. Innanzitutto avete portato la derivata sotto il segno integrale, anche se noi non l'abbiamo giustificato per bene. Poi avete scambiato l'ordine di derivazione perché per l'ipotesi, e infine osservate che scritto in questo modo questa è esattamente la derivata di questo. Ma se è esattamente la derivata di questo, l'integrale di una derivata è uguale a f di b meno f di a, in questo caso f grande di 1 meno f grande di 0. Quando andate a sostituire ottenete il risultato. Fine. Ecco, adesso fate questo piccolo sforzo prima di fare la pausa. Voglio completare questa parte con il controesempio, cioè che se l'aperto non è stellato vi do un esempio di una forma differenziale chiusa che non è esatta. Statemi bene a questo qua, è una cosa, nel momento in cui la capite è facilissima, però è una cosa sulla quale non so per quale motivo vi impiccate più che spesso. Quindi, esempio, di una forma differenziale, di una forma differenziale chiusa ma non esatto. Allora, statevi bene a sentire. Io parto da una funzione e ne calcolo il differenziale. Chi è la mia funzione? Siamo in R2. Poi vediamo, ci dovrò togliere qualcosa. Poi vediamo cosa ci trovo. Io parto da questa funzione qua, f di xy uguale l'arco tangente di y su x. Questa qua, se ci fate caso, almeno nel primo quadrante coincide con l'angolo, perché y, se vi ricordate, era rosa in teta, rosa cos teta, quando la divisione viene teta, il tangente di teta è uguale a teta, almeno nel primo quadrante. Ok, adesso andiamo a fare df in dx dx più df in dy dy. Oh, una forma differenziale in R2 deve essere fatta primo coefficiente dx, secondo coefficiente dy, e come primo e secondo coefficiente ci metto esattamente le derivate di f rispetto a x rispetto a y. Dice, ma allora esatto? Vediamo un po'. Sì, però poi vedremo. Allora, come si fa la derivata rispetto a x?
la derivata della tangente è 1 fratto 1 più y su x al quadrato per la derivata di y su x rispetto a x, quindi qua mi viene meno y su x quadro. La derivata di y su x rispetto a x, y è una costante, la derivata di 1 su x fa meno 1 su x quadro. Questo in de x più la derivata rispetto a y fa, come prima, 1 fratto 1 più y quadro su x quadro. La derivata di y su x rispetto a y stavolta fa 1 su x in de x. Ma 1 su x la posso anche scrivere come x su x quadro, moltiplicando il numeratore e il denominatore. Adesso, semplificando, questo x quadro è come se stesse al numeratore nel denominatore. Qua mi viene meno y fratto x quadro più y quadro dx più x fratto x quadro più y quadro dy. E questa è la mia forma differenziale. Nel primo quadrante questa forma differenziale sicuramente è il differenziale di quella funzione là e quindi sicuramente è esatta, ma se è esatta deve essere anche chiusa. Controlliamo che sia chiusa, cioè proviamo a fare la derivata rispetto a x di meno y, la derivata rispetto a y, scusate, di meno y fratto x quadro più y quadro. Allora, come si fa? Qua devo fare il denominatore x quadro più y quadro al quadrato meno x quadro più y quadro, che alla derivata di questo rispetto a y fa meno 1, poi meno 2y per y, per meno y, quindi viene più 2y quadro. Quindi qua mi viene y quadro meno x quadro fratto x quadro più y quadro al quadrato. Dall'altra parte andiamo a fare la derivata rispetto a x di x fratto x quadro più y quadro. Come si fa? Qua abbiamo x quadro più y quadro al quadrato, la derivata di x rispetto a x fa 1, quindi qua mi viene x quadro più y quadro meno 2x quadro. Uguale, quando andate a fare la differenza vedete che vi viene esattamente la stessa. Quindi effettivamente la forma è anche chiusa. E quindi fino a qua dice, ma scusami, questo esempio non prova niente, perché quella è una forma differenziale, giustamente è esatta e quindi è anche chiusa. Il problema è dov'è che è chiusa? Questa forma qua, prendiamo adesso questa forma qua, differenziale qua. Dove la posso definire questa forma differenziale qua? Guardate i coefficienti. Questa forma differenziale qua, dov'è che la posso andare a definire? Dov'è che c'ho problemi? Quindi in R2 meno l'origine. In R2 meno l'origine. Se sto fuori dell'origine, x quadro più y quadro è diverso da 0 e la posso definire sempre. Ma R2 meno l'origine è R2 meno un punto, ma un punto è un buco, quindi non è stellato. Guardate che quando ci togliete l'origine, qualunque cosa vogliate utilizzare come centro stella, il punto al di là dell'origine, diciamo, se da x con 0 meno x con 0 non lo beccate, perché quando andate a fare il segmento passate per l'origine. Quindi questo qua non è stellato. Dice, vabbè, ma qual è il problema? Ci gira attorno. Sarà mica un problema questo, è un punto. No, è un problema. Perché è un problema? Andiamo a prendere, facciamo qua in questo riquadro qua, prendiamo la curva phi di t uguale coseno di t seno di t, che varia tra 0 e 2π. Questa qua la chiamo omega e andiamo a fare l'integrale di omega lungo φ. Se la forma differenziale fosse esatta, quando dovrebbe venire? Cos'è questo? Una circonferenza che parte da un punto e arriva allo stesso punto.
Allora, se la formula differenziale è esatta, l'integrale lungo la curva anch'io, so quando deve fare? Deve fare? Perché se arriviamo allo stesso punto di partenza, f di f di b meno f di f di a fa la stessa quantità e farà 0. Allora andiamo a vedere. Questo che cos'è? È l'integrale tra 0 e 2 pi greco. Allora, cominciamo a dire che x quadro più y quadro è cosa uguale a più y quadro, quindi questo denominatore qua è come se non ci fosse perché fa 1. Quindi qua che cosa ho? C'ho meno y, quindi seno di t, per dx. Ma dx chi è? La derivata di coseno di t rispetto a t è meno, quindi meno per meno fa più sen quadro di t, dt. Adesso andiamo a fare l'altro. L'altro è coseno di t per la derivata di, per dy, ma dy è la derivata di seno di t rispetto a t dt, quindi coseno per coseno fa cosen quadro. Allora vedete che sen quadro più cosen quadro fa 1. E l'integrale di 1 tra 0 e 2 pi greco fa 2 pi greco. Ah. Quindi l'integrale non è nullo. Cioè, ma come può essere che un punto soltanto crea tutto questo macello? Lo crea. Perché? Allora, questa funzione qua, chi era? Questa qua sostanzialmente era teta, era l'angolo teta. Ok? Ora, andate, facciamo una figura qua. Facciamo una bella figura qua. Facciamo una bella figura qua. Oh. Com'è definita? Allora, com'è definito teta? Allora, qua teta è uguale a 0. Qua su qualunque semiretta che si diparte dall'origine, teta è costante. Quindi voi ci avete calcolato in quel modo. Com'è fatta la nostra funzione? Parte da meno pi greco. Allora, non è definita quando y è uguale a 0. Quindi attenzione, non è definita su questa retta la funzione. Invece vedete che il suo differenziale stranamente sembra potersi definire su un insieme più ampio. Se la funzione non è definita su quella retta, le derivate parziali manco quelle si possono definire su quella retta, no? Invece sembrano potersi definire su quella retta. Però come funziona qua? Così come è scritta là, la nostra funzione vale meno pi greco mezzi quando io mi avvicino a questa semiretta di giù, poi gira, meno pi greco mezzi diventa 0, poi qua arriva a pi greco mezzi. Poi appena vado di là riparte da meno pi greco mezzi, perché y su x diventa negativo. Quindi fa meno pi greco mezzi, pi greco mezzi, meno pi greco mezzi, pi greco mezzi. Sono due, che come fossero due pezzi di una scala chiocciola sfalsati, no? Qua sale di qua e qua sale di qua, però qua c'ho delle discontinuità. Allora uno potrebbe dire, però queste discontinuità io le posso eliminare. No, ne puoi eliminare solo una. Cioè prendiamo l'angolo teta. Prendiamo l'angolo teta. Allora se io prendo l'angolo teta, significa prendere quella funzione lì più delle costanti. Teta, qua ce l'ho a 0. Poi qua va a pi greco mezzi. Quando gira ancora arriva a pi greco. Quando gira ancora arriva a 3 pi greco mezzi. E quando arriva qua, da quest'altra parte arriva a 2 pi greco. Cioè se prendete una scala a chiocciola che stavolta fa così, da 0 sale, quando ha fatto il giro completo si trova dall'altra parte che è salita di un piano e sta a livello pi greco, 2 pi greco. A quel punto voi potete definire l'angolo teta su tutto il piano meno una semiretta, per esempio questa semiretta qui. Cioè questa funzione qui io la posso, per fare l'esempio mi serviva soltanto scritta così, quindi non sono stato a sofisticare, ma la posso sofisticare un po', ma la posso rendere di classe C1 su tutto R2, ma non proprio su tutto R2, ci devo togliere una semiretta. Se ci tolgo la semiretta, la forma differenziale è esatta.
Dice, ma ci devi togliere per forza quella semiretta lì? No, io posso anche iniziare da meno pi greco mezzi, faccio il giro e qua mi trovo a 3 pi greco mezzi. Se ci fate caso, una volta fatto il giro, il delta è sempre 2 pi greco. Ok? Ma perché ci devo togliere una semiretta? Posso togliere anche un'altra cosa, però per comodità togliamo una semiretta. Cos'è una semiretta? Se vi ricordate, analisi 1, in maniera del tutto informale, vi dissi come si tolgono i buchi? Come si toglieva un buco? Facendo un taglio. E che cos'è un taglio? La rimozione del sostegno di una curva che parte dalla frontiera e arriva alla frontiera. Quando voi avete fatto un taglio, l'aperto che aveva un buco, adesso il buco non c'è più. Quando vai a fare un altro taglio, adesso qua, l'insieme si spacca in due. Il numero di buchi era il massimo numero di tagli che potevi fare senza sconnettere l'insieme. Ora, nel nostro caso, dove è definita la forma differenziale? Su tutto R2 meno l'origine. Ok? E l'origine è un buco. Per rimuovere questo buco, che cosa devo fare? Un taglio. E che significa un taglio? Andare dal buco, che è un punto, fino verso la frontiera. Ma in questo caso, siccome il resto, diciamo, c'ha tutte le due, andare verso la frontiera significa andare all'infinito. Quindi significa togliere una semiretta. Una volta che ho tolto una semiretta, a cosa serve la semiretta tolta? A togliere il buco. Vedete che io adesso non ci posso più passare, non ci posso più girare attorno al buco, perché c'è la semiretta che me lo impedisce. La semiretta non sta nell'insieme. È chiaro? Quindi, riassumo di nuovo, prendete questa funzione, calcolatevi il differenziale, questa qua è ben definita sicuramente nel primo quadrante, quando mi vado a calcolare il differenziale però scoprite che il differenziale lo potete definire su tutte le due meno l'origine. Allora, sebbene questa sia una forma differenziale esatta nel primo quadrante, se andate a definire come forma differenziale su tutte le due meno l'origine non è più esatta. Perché non è più esatta? È chiusa per forza, l'abbiamo verificato, ma non è esatta perché l'integrale lungo la curva chiusa non fa zero. Ma perché non è possibile? Perché come forma differenziale questa qua si poteva definire su un insieme più ampio della funzione stessa, e l'insieme più ampio non è più, mentre per esempio il primo quadrante oppure tutto R2 meno la semiretta, che è il diciamo come fosse l'insieme più grande su cui si può definire la funzione mantenendola diciamo la forma differenziale mantenendola esatta, però la nostra forma differenziale se la andiamo a definire su tutte le due meno l'origine non è più esatta. Perché? Perché l'insieme non è stellato, vado a fare l'integrale su una curva che gira attorno all'origine e questo integrale mi fa 2 pi greco. E perché mi fa 2 pi greco? Perché quella funzione, la primitiva di quella funzione quando faccio il giro attorno all'origine c'ha una discontinuità di 2 pi greco. A ogni giro che faccio attorno all'origine ci avrò una discontinuità di 2 pi greco. Quindi se facessi l'integrale su una curva, allora se io facessi un integrale su una curva che fa questo attorno all'origine, l'integrale quanto farebbe? Non mi interessa la curva, l'integrale farebbe 4 pi greco, se ovviamente la curva viene percorsa in questo verso qua. Perché? Allora immaginate, allora se io immaginate di percorrere le due curve, no, nel punto di incrocio scambiate diciamo il percorso delle due curve, ottenete due curve che girano in senso antiorario attorno all'origine. Allora, nel momento che una curva qualunque gira, vi faccio il disegno qui, prendete una curva che fa così attorno all'origine, noi sapevamo che se prendo la circonferenza unitaria mi fa 2 pi greco, e se prendo un'altra curva più grande, più piccola, diciamo che gira attorno all'origine, è la stessa cosa. Perché per esempio mettete un ponticello che collega le due, allora che cosa succede? Che cosa succede? Che aggiungendo l'integrale su due rami del ponticello
è l'integrale su due rami del ponticello, quello viene percorso una volta in un verso, l'altra volta nell'altro verso, l'integrale si cancella. Però, se io questo ponticello lo apro poco poco, l'integrale cambia di poco poco. Ma a questo punto la mia curva non gira più attorno all'origine, perché si è, diciamo, per esempio, se il ponticello lo mettevo attorno a questa semiretta, a questo punto, ah, che vuol dire? Vuol dire che l'integrale sulla curva fatta così, cioè questa qua in senso antiorario e questa qua poi deve essere percorsa in verso orario, perché se ci fate caso, quando lo vado a collegare, questa qua la devo percorrere nell'altro verso, l'integrale sulla curva che ho ottenuto unendo queste due col ponticello deve fare 0, perché non vado più a toccare la semiretta. Ma se deve fare 0 e i due rami del, diciamo, l'integrale sui due rami del ponticello si elidono, che vuol dire? Che l'integrale lungo la curva, diciamo, che aveva per sostegno la frontiera del quadrato, e l'integrale lungo la curva che aveva per sostegno la circonferenza devono essere uguali, perché la somma deve fare 0. Quindi quando vado a girare attorno al mio buco, l'integrale non dipende dalla curva, ma dipende soltanto da quante volte giro attorno al buco. Ok? Siccome se io tolgo questa semiretta attorno al buco non ci posso girare, allora effettivamente in questo caso, se tolgo la semiretta, se io prendo una qualunque curva chiusa, vedete che l'integrale farà sempre 0, perché io attorno a questo non ci posso girare. E allora se fa 0 vuol dire che la forma differenziale è esatta. Se invece posso girare attorno al buco, tutte le curve che girano attorno al buco mi daranno un integrale che si chiama residuo, non dipende dalla curva ma dipende soltanto da quante volte ho girato attorno al buco, e questo residuo integrale sarà una caratteristica che dipende da omega e da buca, non dipende dalla buca. Ho chiaro? Comunque, ricapitolando per l'ultima volta, noi abbiamo dimostrato il secondo criterio di esattezza. Il secondo criterio di esattezza cosa dice? Che se una curva di classe C1, che se una forma differenziata di classe C1 è esatta se solo se è chiusa, cioè se solo se le derivate in croce sono qua. E chiaramente questa è una condizione necessaria anche se l'aperto non è stellato. Se l'aperto non è stellato, comunque F omega uguale a DF per il teorema di Schwarz, le derivate in croce devono essere uguali. Affinché sia una condizione sufficiente, occorre, ci serve che non ci siano buchi nel dominio. Un modo comodo per non avere buchi è avere un aperto stellato. Se abbiamo un aperto stellato, c'è un centro stella che può essere collegato con tutti i punti di A tramite segmenti. Allora abbiamo visto la dimostrazione, poi abbiamo visto che un controesempio in R2 di una forma differenziale che è esatta se la consideriamo in un aperto stellato, no? Ma non è esatta nel momento in cui la andiamo a considerare su tutto R2 meno l'origine. Però per come è scritta si potrebbe definire su tutto R2 meno l'origine, ma quando la andiamo a definire chiaramente non è esatta, perché l'integrale attorno all'origine, diciamo lungo una qualunque curva che gira attorno all'origine in verso antiorario, mi fa 2π. Ok?